Leo Zagami, Illuminati News. Allora, 22 giugno 1983. Cosa ti ricordi? Tutto come se fosse ieri. Proprio di fronte a questi 32 anni dal fine dell'ultimo giorno. L'ultima volta che ho incontrato mia madre era a casa. Mi chiese di accompagnarla a scuola perché lei studiava flauto e pianoforte. Quel pomeriggio non potevo perché già avevo un impegno. Mi ricordo che c'è stata una litigata con Emanuela a casa, una discussione al compagno, non ho posto, è uscita, ha sbattuto la porta e se n'è andata. Quello è stato l'inizio di questa tragedia, nel senso che da quel momento perché da quel giorno non l'ho più vista. Siamo al 33esimo anno, 33 è un numero simbolico, anche a livello esoterico, a livello religioso, 33 anni di Cristo. Tu credi che adesso, dopo questa archiviazione, c'è ancora una possibilità? Ma guarda, io vedo, come dire, il bicchiere sempre mezzo pieno. Io spero sempre che ci sia la possibilità di arrivare alla verità. Secondo me la verità è sacra e va comunque rispettata, va ricercata sempre. E io sono convinto che la verità arriveremo, nonostante ci sia la volontà da parte di tanti di far dimenticare questa storia, come è stato fatto per 32 anni. E come pensano e si illudono di essere riusciti a fare adesso con questa archiviazione. Non basterà certo l'archiviazione a fermarci, a fermare questa nostra volontà. Diciamo che questa archiviazione è stato come cedere il passo a chi vuole, a chi ha voluto per tanto tempo chiudere con questa vicenda. A un certo punto ti sei incontrato con padre Amort, che è un esorcista molto conosciuto a livello internazionale, che ha speculato, se vogliamo, su quella che è stata la sorte di tua sorella. Cos'è che lui ti ha detto? Ma non so se l'ha speculato o meno, io l'ho cercato un momento, qualche tempo fa. Lui sì, doveva far uscire un suo libro e sapevo che voleva accennare a qualcosa riguardo Emanuela, allora sono andato a parlare con lui. E poi quello che è uscito sui giornali non corrisponde esattamente alla realtà dei fatti, perché lui effettivamente mi ha detto che di Emanuela non sapeva assolutamente nulla, cioè conosceva la storia, la vicenda per averla letta, però non sapeva nulla. Però sapeva qualcosa di, per quanto riguarda il discorso di questi 7 anni? Sì, sì. Sì, lui mi ha detto di questa vicenda non so nulla, le uniche cose le ho lette su un libretto che poi mi ha fatto vedere, che poi quello è diventato la rivelazione shock di padre Amort, ma in effetti l'aveva letto soltanto sul libro. Però ha aggiunto, ha detto l'unica cosa che posso dirti per come mi hai raccontato come sarebbe andata la vicenda, e l'unica cosa che posso darti per certo è che all'interno del Vaticano c'è chi fa delle messe nere, e quello è il modo di avvicinare le ragazze, proprio di quei gruppi che cercano delle vittime. Sì, perché c'è questa storia di questa società di profumi o di qualcosa, che però poi dopo c'è stato anche Nicodi che ha travisato la cosa, diciamo, addirittura si trattava di una società che faceva film pornografici. Di cosa, tu che idea ti sei fatto di queste ultime ore di Emanuela, che aveva forse un'offerta di lavoro? Ai tempi poi si parla di tanti soldi, ma quanti soldi erano quelli che erano stati offerti? Sono state offerte 375.000 lire nell'83. Era... tanti soldi. Ma guarda, in breve ti racconto come è andato gli ultimi momenti di Emanuela, diciamo così. E lei andando a scuola studiava musica, è andato quel giorno a scuola, prima di entrare in classe davanti al corso Rinascimento, davanti al Senato, è stata fermata da una persona ben vestita, vicino ad una macchina con una BMW. E le avrebbe fatto questa offerta, cioè distribuire dei volantini ad una sfilata di moda per questa ditta di prodotti Avon, e l'offerta sarebbe stata di 375.000 lire per circa 2 o 3 ore di lavoro. Però quelli poi di questa società Avon che hanno detto, hanno negato che lui lavorasse per loro, cioè... No, quello sicuramente, perché dopo sono state fatte indagini, loro non hanno mai avuto uomini come di persone che andavano in giro a cercare di fare questo tipo di pubblicità. Quindi che idea si fa? In realtà era una sorta di adescamento da parte di qualcuno che aveva sicuramente delle rosse intenzioni. Sì, però secondo me c'era la volontà a far sapere quella cosa, nel senso che lui disse a Emanuela assolutamente doveva avvisare i genitori di questa cosa, perché devono avere l'autorizzazione dei genitori. Quindi di chiedere ai genitori. Maria, il fatto che lui abbia chiesto, secondo te, potrebbe rappresentare. No, perché evidentemente loro volevano far uscire questa cosa. Certo. Volevano far sapere che Emanuela era stata fermata da questa cosa. Era un gesto di disinformazione. Sì, probabilmente sì, per
per allontanare le indagini, perché le prime indagini veramente si sono basate su, quella, su quelle cose che ha detto Manuela, perché Manuela poi mi è, a scuola di musica ha chiamato a casa cercando i miei genitori che non c'erano e ha trovato mia sorella, la quale ha spiegato questo incontro. L'altra sorella ha detto no, ma mio papà non ci sono, torno stasera a casa. Manuela ha risposto sì, perché questo signore comunque ha detto che mi avrebbe aspettato poi all'uscita di scuola per avere una risposta e per darmi del materiale da portare a casa, volantini o quello che avrei dovuto distribuire. Quindi le intenzioni secondo me erano quelle di far sapere questa cosa. Ecco, poi c'è stato tutto il discorso, no, di Vergara. Tutti questi qui sono stati tutti praticamente prosciolti da tutte le accuse che si sono accumulate nel corso degli ultimi anni. Cioè alla fine anche questo personaggio aveva tirato fuori il flauto. Insomma, tutti quanti alla fine si è tutto volatilizzato in una sorta di circo mediatico fino a se stesso, che però non ti ha mai dato dei risultati. E tu sei stato quindi vittima volta dopo volta di atti di disinformazione mirata o magari di indicazioni che comunque non ti hanno mai portato veramente ad avere delle prove certe. Ti sei sentito delle volte realmente usato da queste persone per qualche scopo, magari poteva essere tipo geopolitico, come nel caso ecco anche di Alia Cha, perché poi tu sei andato addirittura a visitare Alia Cha in Turchia subito dopo che lui è uscito di prigione, no? Sì. Parlami un po' di me. Di Alia Cha. Beh, di tutte queste storie si sono avvicendate, tutti questi personaggi che nell'arco di questi 33 anni, insomma, alla fine ti sarei fatto un'idea di tutta questa storia, del perché ogni tanto spuntava una verità piuttosto che un'altra, se c'è un registro occulto di tutte queste rivelazioni mirate o non sono mirate. Guarda, sicuramente in 32 anni ci sono state tantissime ipotesi che sono state seguite. Purtroppo nessuna di queste ipotesi, come hai detto te, c'è stata mai la prova che potesse far scartare tutti gli altri e seguirla soltanto io. E questa cosa mi ha colpito perché in ogni ipotesi abbiamo trovato qualcosa di vero, qualcosa che poteva essere veramente la realtà dei fatti. Riguardo a quello che dicevi prima di questi indagati che sono stati prosciolti, a mio giudizio questa archiviazione non è un'archiviazione genuina, perché c'erano tantissime situazioni che andavano approfondite, anche in relazione agli indagati. Alcuni personaggi legati alla Magliana, una persona che si è autoaccusata del sequestro, questo Don Vergara, ce n'erano di persone e andavano approfondite certe cose, secondo me non hanno voluto, hanno veramente cercato. Hanno solo in superficie e poi subiranno. No, hanno voluto, si è voluto archiviare, si è voluto dimenticare e chiudere questa vicenda, perché evidentemente è una verità che ancora dà fastidio a qualcuno. In privato quindi hai parlato di un pentito dell''Ndrangheta, anche lui ti avrebbe detto, addirittura indicato un luogo nel Vaticano dove lei sarebbe sepolta, che non è però Santa Polvere. Ma sì, guarda, è una delle, te lo dico sinceramente, una delle tante. Delle tante, infatti. Non sono uscite solo quelle mediatiche, anche certo. Non mediatiche, perché c'è sempre qualcuno. Cioè, ancora non... queste rivelazioni poi te le sei tenute per te, perché alla fine hai capito che forse non valeva la pena darle. Non lo so, ma sai, però uno le deve sempre comunque verificare, perché a me non mi piace mai restare con il dubbio, perché mi dico sempre se fosse stato vero. Quindi cerco sempre di ascoltare queste persone, anche se vogliono. Molti mi dicono che vogliono parlarmi di persona, quindi anche fuori Roma sono dovuto andare, però alla fine bisogna ascoltarli. Sì, questa era una persona che diceva di sapere, perché all'epoca gli era stato detto da quello che mi disse lui, è stato detto da De Pedis, dove era stata sepolta Manuela, cioè più che sepolta dietro un muro al di sotto di San Pietro. Difficilmente verificabile. Sì, certo. Poi mi hai detto anche un'altra cosa interessante in privato che io ci ho riflettuto un attimino, ma ho fatto vedere San Benedetto in Piscina, c'è una chiesa in particolare che a un certo punto è stata indicata, che dovrebbe essere quella di San Benedetto in Piscina, ma non so se non sbaglio, che è una vecchia chiesa templare, adesso appartiene agli eraldi del Vangelo, che però ovviamente appartiene ai gesuiti, che sono i loro patroni, dove si dice addirittura tu. Hai sentito che addirittura ci abbiamo fatto una messa ieri, qualcosa del genere, cioè, ma è vera questa storia? Vera, vera non lo so. Però ti è stata comunicata questa cosa? Sì, ti ho detto, fra le tante notizie che mi arrivano, tante persone... Certo. Sì, che poi non so che tipo di relazione ovviamente ci possa essere Manuela, però visto che me lo chiedi, sì, mi parlano di questa San Pietro in Piscibus, così. Dove sembra che qualche anno fa ci fosse stato uno di questi, purtroppo, rituali... Chiamiamola pedofilia rituale. Certo, noi adesso abbiamo una chiesa in declino, visibilmente in declino, perché comunque adesso, anche durante il sinodo che terminerà breve,
abbiamo notato che veramente anche il Papa stesso sta avendo dei problemi con una lobby gay sempre più aggressiva, con comunque delle verità scomode che vengono fuori. Sicuramente parlare di certe cose adesso è diverso dal parlarne 10 anni fa, perché in effetti se 10 anni fa parlavamo di una chiesa, di una lobby gay, eravamo matti. Invece adesso la cosa è più realista. Secondo te tutto questo declino morale, etico della chiesa che sta venendo fuori è parte anche di quello che probabilmente poi alla fine è stata anche la fine di Manuela? Guarda, non lo so, è difficile dirlo. Certo io mi domando, proprio come dici tu adesso, che si riesce a parlare di cose che forse 30 anni fa non era possibile, come la politica della Chiesa, i vari scandali di cui ho parlato. E mi domando perché questa vicenda di Emanuele non manca fuori, manca sempre un tabù. Una volta uno magari manco se l'immaginava, però adesso è stata sequestrata cocaina che arriva al Vaticano, più di una volta. Prostitute, prostituti, cioè oramai Sodoma e Gomorra dentro al Vaticano, in tutto questo però certo. Purtroppo anche fuori è così. Sì, sempre però in relazione con la Chiesa, ovviamente fuori, però parliamo dell'ambito ecclesiale, è veramente una cosa molto più sentita di prima questo problema. Ecco, tu hai mai ovviamente preso sul serio quell'ipotesi che vedrebbe Manuela finire in un festino, in un'orgia rituale satanica per poi morire, addirittura hanno detto per un'overdose di cocaina, cioè io ti sto dicendo quello sì, che... Sì, se purtroppo si è sentito di tutto. Tutto e di più. Di tutto. Io mi auguro che non sia stato così, ovviamente mi auguro che non sia stato così. Però purtroppo ho detto non ci sono le prove di nulla, questa è la cosa... che però allo stesso tempo non ti fa mettere da parte nessuna ipotesi, non si può scartare nulla, perché tutte le cose dette fino adesso sono possibili, qualunque cosa, dalla questione politica, dalla questione economica, dalla questione sessuale, tutto è possibile, però non ci sono le prove, per questo io mi arrabbio quando chiudono un'inchiesta, perché le persone non possono essere considerate un pezzo di carta, gli ci metti un timbro e le metti da parte, qualcosa è successo 32 anni fa. E se per 32 anni si è cercato di occultare la verità, vuol dire che è qualcosa di pesante. Per questo un bravo giudice che ha passione del suo lavoro non avrebbe mai dovuto archiviare la storia, approfondire tutti quegli elementi a disposizione, perché ce ne sono tanti, gli elementi che non sono stati approfonditi. Lei considera che Manuela era cittadina vaticana, è cittadina vaticana, perché ancora è scritta alla nave del Vaticano, quindi è cittadina vaticana. Ah, lì c'è in questo senso, cosa ti ha detto? Lì? Lì c'è, cosa ti ha detto? Lui ha delle responsabilità a alcuni inviti della Chiesa, del Vaticano. Ma e lui come era messo? Lui ha detto ad alcuni cappellani, alcuni prelati. Non ti passi strano, perché certo, lui si è affacciato qui a Piazza San Pietro e dopo 24 ore è stato mandato via, perché poi aveva rifatto una richiesta, no? Sì, quando è venuto a San Pietro, visto che stava qua in Vaticano, stava a Roma, ha detto, visto che lui ha fatto sempre delle dichiarazioni precise, che siano poi false o vere. Nessuno ha mai dimostrato, quindi ha fatto delle dichiarazioni, visto che sta a Roma, approfittiamone, ascoltiamolo. Cioè, la magistratura avrebbe dovuto forse ascoltarlo. E da quelle valutazioni poi avrebbero dovuto dichiarare no, è inattendibile perché questo è falso e quindi si metteva un punto. Invece l'hanno immediatamente il foglio di spade, mandato via, allontanato, non ascoltato e quindi sai, rimane sempre anche se. Poco, però rimane sempre quel dubbio che lui potesse effettivamente sapere qualcosa perché non è stato mai dimostrato il contrario. Cioè, quasi ogni volta che si sta per arrivare a qualcosa, riescono sempre a... Io dico soltanto una cosa, che quando c'è una vittima, in questo caso Manuela, in qualunque situazione, dove si deve indagare soprattutto nell'ambiente vissuto dalla vittima. L'ambiente vissuto dalla Manuela è nel Vaticano. In Vaticano non si è mai fatto un'indagine, quindi le indagini sono state fatte al 50%, perché tutti i prelati, i cardinali che devono essere ascoltati secondo la magistratura con le varie rogatorie, le rogatorie sono state tutte respinte, quindi non è stato permesso ascoltare nessuno, quindi un 50% delle indagini non sono state fatte. E allora con quale motivazione ti archivi tutto? In tutta questa storia, diciamo, veramente tragica di Manuela, a un certo punto salta fuori il nome di Flavio Carboni. Che idea si fa? Perché Flavio Carboni è il pituista per eccellenza. Mi piacerebbe incontrarlo, guarda. Eh sì, questo è stato tirato fuori dalla Minardi,
ex amante di De Petis. E adesso giuisce? No, non lo so. Beh, lei è stata prosciolta. Lei ha raccontato quel fatto, un po' di alienato un po' tutto questo legame con la Magliana. Legame è sempre a livello, io considero se c'è stato a livello di manovalanza, andando sicuramente altro, questo abbiamo da Magliana, che poi Magliana, Magliana, personaggi legati alla Magliana, sì, legati ai servizi, legati. E non escludo che anche quest'ultimo, sai, accetti questa persona che si è autoaccusata, non abbia un legame anche con loro, perché lui in fondo era amico dei vari Izzo e Ghira, quelli del Circeo. Che a loro volta erano anche contatti con la Magliana, contatti con i servizi deviati, quindi è quella cricca di. Sai, adesso vi parlo anche di mondo di mezzo, no? Mafia capitale, ecco, il mondo di mezzo al servizio del mondo di sopra. Questa è la sostanza di quello che credo. Un messaggio da dare a coloro che mi stanno e ci stanno seguendo rispetto a questo caso. Un messaggio di speranza, un messaggio che puoi dare che magari non hai potuto dare prima. Io ho visto che tu sei andato su Rai 3, no? Su Viva Visto, e avete fatto una scelta ben precisa, che è quella di non dire più niente, basta. Noi usciamo da questa scena, da questo circo mediatico, non vogliamo dire niente. Io credo che sia stato un messaggio molto forte, però se avessi voluto dire qualcosa. Ma guarda, sarebbe stato tantissimo da dire. In quel momento un po' di rabbia nella scelta della procura. Io la considero una sconfitta della giustizia in relazione a questo caso di Emanuele. Io invece penso che le ingiustizie non vanno mai a cercare passione. È per questo che dopo 32 anni ancora pretendo la verità. Perché le ingiustizie non vanno accettate, non cambiano mai di intensità se è passato un giorno, o 10 anni, o 30 anni. Invece ho sentito dire da illustri magistrati, parlano di casi 30 anni, cioè ormai un caso di 30 anni. È inutile, la verità non verrà mai fuori, quindi vale la pena archiviare. E quello non è passione per quel lavoro. Il magistrato con passione del lavoro va fino in fondo. Io spesso tiro fuori i nomi di Borsellino e Falcone per quel motivo. Certo, poi. Però se uno decide di fare quel lavoro è perché vuole. La verità deve essere l'obiettivo principale. Invece in questo mondo la verità e la giustizia sono un'utopia. Invece dovrebbero essere i principi fondamentali. Io ti ringrazio di essere stato. Io mi domando che mondo lasciamo a questi giovani. Ma io ti ringrazio che sei stato disponibile qui su Illuminati News, che è, diciamo, il mio canale privato, a fare tanto questo colloquio tra due persone che si conoscono, che si stimano e che vorrebbero arrivare alla verità, perché io so che comunque in questo momento tu stai soffrendo anche psicologicamente un minimo da questa cosa, anche se te l'aspettavi, sicuramente. Certo, sì, quello è ovvio, cioè è stata delusione, no? Spera sempre fino all'ultimo, certo, che ci sia una possibilità di. Perché l'ho detto, elementi da approfondire ce n'erano, però quando vedi che viene chiuso tutto così, capisci che c'è una volontà a chiudere tutto. Perché te, quando pensi che il magistrato che si è occupato di più di questo caso negli ultimi 10 anni si è rifiutato di firmare l'archiviazione, è stato esonerato, l'archiviazione è stata fatta firmare da un altro magistrato, quindi capisci che c'era la volontà comunque a chiudere, e quindi ti rendi conto di tante cose. Però non basterà un'archiviazione, guarda, è un'illusione quella loro di pensare di poter far dimenticare questa storia. No, perché poi tanto si sta. La Chiesa sta soffrendo e lo sta facendo in maniera plateale, si vede che sta soffrendo un declino etico e morale al suo interno, ormai è visibile a tutti, e io credo che alla fine verrà fuori questa verità, per te, ma anche per il mondo esterno, anche se questa verità possa, cioè, potrebbe anche danneggiare la Chiesa irrimediabilmente. Però ma per risalire bisogna sempre toccare il fondo, comunque sia. E quindi è inutile rimanere sempre così una via di mezzo. Se Papa Francesco vuole costruire veramente una chiesa nuova, non la può costruire sul fango, la deve costruire sulla terra solida, perché sennò prima o poi ricade. Allora bisogna spazzare via tutto quel fango. Emanuele ha visto da un termine cristiano, non sa, nel senso che ha vissuto comunque un martirio, se ha vissuto quello che ha vissuto, è veramente. Ha dato adito a tante persone di cominciare a mettere in dubbio che il Vaticano non è solo belle parole, ma c'è sta qualcosa veramente di oscuro. Ma io questo mi domando, perché hanno questo atteggiamento? Perché è il loro comportamento che
che mi autorizza e ci autorizza a pensare certe cose, ad avere dei dubbi su di loro. Basterebbe pochissimo se loro non hanno nessuna responsabilità di essere disponibili con la magistratura, con la famiglia, con la gente. Come quando a un certo punto si è andato a Padre Cheo, che il Padre Cheo che stava in effetti non so. Sì, qualche anno fa quando presentava la petizione a Benedetto XVI, no, devo dire la verità che mi accolse subito nel suo ufficio, fu molto disponibile a cercare di, mi ricordo, a cercare di capirne di più. Perché dicevo, non la conosco molto bene, non c'ero all'epoca, però vorrei capirne di più. Vorremmo capirle tutti di più. Ringraziamo Pietro Orlandi per essere grazie stato a voi. Con noi. Grazie Pietro. Grazie. E continueremo a combattere insieme, dai. Ci arriveremo. Grazie. Leo Zagami, illuminato.